appartengono alla verità. E allora qui dentro c'è scritto esattamente quello che ha chiesto la CEI, e se qualcuno non deve essere fedele alle istituzioni ma vuole almeno mantenere il diritto al dire la verità, che è quello che qualcuno che prima della CEI diceva, o si informa o smetta di dire bugie. Grazie. Ringrazio onorevole, onorevole Stumpo. Onorevole Occhiuto, prego, un minuto, poi onorevole Lupi. Sì, grazie Presidente. Solo per spiegare ai colleghi... Onorevole Occhiuto, mi scusi, lei ha 5 minuti, non uno, perché nessuno del suo gruppo interviene. Solo per spiegare ai colleghi la posizione di Forza Italia, che ha ben chiarito il capogruppo onorevole Gelmini poco fa, ma poi ho ascoltato altri interventi, anche dai banchi dei colleghi del centrodestra, che addirittura invitavano Forza Italia a non aderire ad una riformulazione che invece noi ci ascriviamo come merito. Noi siamo contenti di aver prodotto una riformulazione. Risolve completamente il problema, onorevole Pagano? Forse no, però attenzione, fino a ieri, fino a qualche giorno fa, ai cattolici, ai fedeli, poteva essere di fatto impedita la possibilità di partecipare alle cerimonie religiose con un semplice DPCM del Presidente del Consiglio. Oggi, con l'approvazione di questo emendamento, che assorbe anche un nostro emendamento, un emendamento di Forza Italia, riformulandola, questa possibilità il Governo non l'avrà più. Si prevede semplicemente che insieme alla CEI si stabiliscano dei protocolli sanitari, così come si fanno per ogni altra umana attività nella fase di crisi, dei protocolli semplicemente sanitari per far svolgere le celebrazioni in sicurezza. Noi, cari colleghi, rivendichiamo come un merito, noi di Forza Italia, il fatto di aver prodotto attraverso questa riformulazione una soluzione ad un problema molto avvertito dai cattolici in questo Paese, un problema che è inerente anche alla Carta Costituzionale, al diritto dei cattolici e dei fedeli. La ringrazio, onorevole Occhiuto. Onorevole Lupi, prego. Sì, grazie Presidente. Ho assistito con interesse al dibattito che si è sviluppato su questi emendamenti e al lavoro che è stato raccontato, si è svolto nel Comitato dei Nove e nella Commissione. Credo che il più ampio dibattito, lo dico anche al collega Ciccanti, sul tema delle libertà costituzionali si debba e si debba assolutamente svolgere in questo Parlamento, e domani ci sarà l'occasione. Non a caso l'opposizione non ha presentato una mozione per permettere la libertà religiosa, ha presentato una mozione complessiva in cui il Parlamento discuta se e come e quando si possono limitare le libertà costituzionali, di cui la libertà religiosa è uno degli elementi fondamentali, perché la libertà religiosa è un diritto insopprimibile della persona, la libertà religiosa nel suo complesso, che non può essere a disposizione dello Stato. E la Costituzione, su cui non a caso usa, lei l'ha detto, il termine negoziare, consentire. Tutti possiamo fare degli errori, meno male che l'avete corretto, semplicemente che non è un male correggersi. Allora, qui c'è un altro tema. Stiamo convertendo un decreto legge che ha cercato di mettere una toppa a una serie di azioni che il governo aveva fatto di limitazioni della libertà attraverso DPCM. Questo è quello che è accaduto. C'è un decreto del Presidente del Consiglio che ha limitato delle libertà, compresa quella religiosa, tra l'altro nella prima fase concordata anche con i vescovi. Apro e chiudo una parentesi all'amico Stumpo. Io, da cattolico, mi auguro che la CEI non detti l'attività del Parlamento. Non mi auguro mai che scriva gli emendamenti, perché è giusto qui discutere insieme, confrontarci insieme, e in questa fase ovviamente è fondamentale capire che cosa è successo, che cosa si sta ponendo nel passaggio tra la fase 1 e la fase 2. Il passaggio della fase 1 era la limitazione delle libertà, tutte concordate tra l'altro anche dalla CEI, l'immagine del Papa che celebra la Pasqua in una piazza San Pietro, in una cattedrale come San Pietro, nella nostra cattedrale, era di una potenza enorme. La fase 2, che vede il passaggio alla libertà, pone una domanda essenziale.